Buongiorno a tutti voi, sono Luigi Leoni, anziano del Rinnovamento nello Spirito Santo e oggi ho la gioia grande di potervi presentare un libro pubblicato dalle edizioni Rinnovamento nello Spirito Santo del Cardinale Angelo Comastri, Maria la Credente. Il Cardinale Angelo Comastri è stato delegato pontificio nel santuario di Loreto, ma nel 2005 è stato chiamato da San Giovanni Paolo II per essere vicario suo nella Città del Vaticano e nel 2007 è stato nominato da parte di Benedetto XVI nel collegio cardinalizio. Ecco, Angelo Comastri scrive questo libro dedicato a Maria la Credente e nella sua prefazione parla di un segno particolare molto bello che noi abbiamo proprio nella bandiera della nostra Europa. Chi ha partecipato al concorso per la bandiera, ecco, aveva presentato un bozzetto su ispirazione della medaglia miracolosa, nella quale sono rappresentate le 12 stelle in un campo azzurro, ecco, proprio inneggiando a Maria. Ecco, questo bozzetto è stato proprio accettato per tutti noi. Ecco, iniziando il suo libro, il Cardinal Comastri, ecco, parla della necessità per tutti noi di vivere la fede e accenna a un episodio del Vangelo nel quale i discepoli erano sulla barca in tempesta nel lago e si sentono smarriti e hanno un rimprovero da parte di Gesù. Gesù, quale dice, uomini di poca fede, con uomini che avevano visto che erano perduti, eppure il Signore dice, così poca è la vostra fede, ecco l'esigenza per tutti noi di crescere nella fede. Ed è per questo che il Cardinal Comastri prende proprio a modello Maria e lo dice proprio all'inizio di un suo capitolo, certamente il più bello, il più grande modello di fede è Maria ed è per questo che vuole entrare nella vita di Maria per poterci fare scoprire la bellezza dell'adesione d'amore di Maria alla volontà del Padre. E così inizia proprio con delle immagini, inizia con l'immagine dell'incontro con l'angelo, il quale a Nazareth dà l'annuncio meraviglioso, stupendo, atteso dall'umanità intera, l'annuncio che sarebbe diventata la madre di Gesù. E qui racconta come Maria ha vissuto questa esperienza nella povertà grande della sua casetta e in questa povertà ha accolto questo annuncio che è grandissimo, che noi immagineremmo che venga proclamato in un ambiente sontuoso, invece no, viene proclamato in un ambiente tra i più poveri, tra i più semplici, in un luogo che non si conosce. Ecco, Maria comincia a conoscere il mistero grande di Dio, l'accoglie, dice il suo sì, inizia così il cammino della salvezza per l'umanità intera e che viene dispiegato, ecco, nelle varie tappe. Il Cardinal Comastri si sofferma poi a descrivere i vari momenti della vita di Maria in cui lei scopre sempre di più questo mistero grande del Signore nella sua umiltà e nella grande disponibilità, lontano da ogni orgoglio e di ogni superbia. Ed è così che ci introduce nell'altra immagine, quella dell'incontro di Maria con la cugina Elisabetta, quando Maria proclama il suo Magnificat. E a questo proposito il Cardinal Comastri prende spunto proprio da questo momento particolare, di questo cantico di Maria Magnificat, che noi viviamo profondamente nel nostro cuore come una grazia straordinaria spirituale, prende spunto da questo per poter leggere come uomini illustri, come personaggi anche di ogni epoca, hanno vissuto questa esperienza. Alcuni non accogliendo la bellezza di questo canto, come Napoleone Bonaparte, il quale sentendo che in questo cantico si dice che i potenti vengono deposti dai loro troni, rimane smarrito e vi lascerò poi leggere questo capitoletto in particolare, interessantissimo e molto bello. Ma c'è anche chi invece di fronte a
una proclamazione al canto del Magnificat, ecco come Paul Chaudel entra in Notre Dame di Parigi e si sente toccato dalla grazia del Signore. Ecco, usa sempre il Cardinal Comastri, ecco, questa attualizzazione di quello che è avvenuto, per poi ritornare ancora a vari episodi. Ritorna ancora all'immagine del presepio a Betlemme, ecco, quando Maria vive questa esperienza meravigliosa della nascita di Gesù, ecco, toccata nel cuore da questa imprevedibilità, perché il Signore veramente sempre sorprende. Lei conosceva bene, ecco, lo leggiamo nel profeta Michea, conosceva bene la profezia: tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. E lei vede intorno a sé invece una grotticella nella quale è nato Gesù, ma lei crede, ecco, crede. Elisabetta gli aveva detto: beata te che hai creduto alla parola del Signore. Ecco, lei crede sempre, nonostante tutto quello che vede intorno. Ecco, e comincia a scoprire, ecco, quello che ama Dio. Dio non ama l'esibizione, Dio non ama il palcoscenico. Dio è completamente libero da ogni forma di orgoglio. Vogliamo anche sentire poeticamente come Sartre, ecco, questo filosofo ateo, è toccato da questa grazia della nascita di Gesù, e quello che scrive di Maria, parole toccanti, che descrive quasi in poesia. Nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei solo, un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e che respira, un Dio che si può toccare e che vive. Ed è in questi momenti che dipingerei Maria se fossi pittore, cercherei di rendere l'espressione di tenera audacia e di timidezza con cui protende il dito per toccare la dolce piccola pelle di questo bambino Dio, di cui sente sulle ginocchia il peso tiepido che le sorride. Ecco, questa pagina ci fa sentire come il Signore tocca nel cuore ogni anima, anche chi si proclama ateo o distante da Dio, di fronte al mistero grande del suo amore, che Maria ha interpretato in tutti i momenti della sua vita. Ecco, nel libro ancora si parla degli altri momenti che Maria ha vissuto con forza, dando prova della sua fede intoccata. Ecco, quando andando a Gerusalemme con Giuseppe, ecco, Gesù si ferma nel Tempio con i dottori e gli scribi, Maria non lo trova per 3 giorni ed è angosciata. Ecco, e troviamo nel Vangelo questa domanda che fa Maria a Gesù, quando lo rincontra dopo 3 giorni di sofferenza, di angoscia, di dolore. Pensate, Maria che perde Gesù, che perde il suo Dio, e chiede: perché ci hai fatto questo? Ecco, è in questa crescita continua, nel comprendere sempre di più come Dio sorprende, ha cose grandi da proclamare al nostro cuore. E Maria, tutta donata al Signore, è pronta ad accogliere tutto questo, è pronta ad accogliere anche il dolore grande quando Gesù è sulla croce. E lo leggiamo proprio ancora in un passo che ci offre il Cardinal Comastri. Ecco, quando Gesù si rivolge a Maria e le dice: donna, ecco tuo figlio. Ed è Giovanni l'Evangelista, anche lui ai piedi della croce. E il Cardinal Comastri ci dice: queste parole che Gesù ha pronunciato significano questo: donna, tu credi che Dio è amore, tu credi che se Dio è amore, l'amore e la bontà sono le forze vincenti della storia. E lo dice nel momento in cui sta per morire. Sono l'energia di Dio che crea una nuova umanità. Donna,
racconta tutti, ecco, le dà anche un messaggio di evangelizzazione, racconta tutti con il linguaggio convincente della madre questa meravigliosa avventura di Dio che è sceso sulla terra per riportarci tutti all'amore che è cacciato via dall'orgoglio degli uomini. Ecco, è un libro meraviglioso che, come potete cogliere, ecco, ci fa comprendere quanto, guardando a Maria, noi possiamo vivere davvero con una fede nuova, capace di accogliere tutto dalla vita, perché il Signore ha in serbo per noi le meraviglie più grandi. Certo, ci sconcertano perché sono realtà alle quali noi siamo impreparati, come forse era impreparata anche Maria, ma il Signore ci chiama a questo, ci chiama ad avere veramente una fede che cresce giorno per giorno. Ecco, io voglio donarvi proprio in chiusura una breve preghiera che il Cardinale ha scritto, le potete trovare proprio al termine del libro, io vi posso proclamare un breve tratto di questa preghiera che il Cardinal Comastri dedica a Maria, Madre della Misericordia. O Maria, Madre di Misericordia, vorremmo avere il cuore buono per diventare generosi come te. Vorremmo avere la tua gioia per togliere a tutti il peso di ogni tristezza. O Maria, Madre di Misericordia, mettici negli occhi la luce di Dio e accompagnaci nel viaggio della vita, affinché i nostri passi siano semi che lasciano dovunque briciole di amore di Dio. Ecco, fratelli, allora anche noi, e questo è l'augurio che vi voglio lasciare, che anche noi possiamo lasciare qualche briciola nel nostro passaggio su questa terra dell'amore di Dio. Un augurio per tutti voi. Amen. Alleluia.